Musica sotto le stelle, prima edizione. A fare da cornice ad uno degli eventi più attesi, l'atmosfera più magica che mai di Villa Carolina, di proprietà della famiglia D'Amore. L'evento, organizzato da Anna Maria e Maurizio D'Abraccio, con il patrocinio del comune di San Potito Sannitico e con la collaborazione della Proloco di San Potito Sannitico, Genius Loci e del centro sociale polivalente A Voce Lutimpo, presenta con l'eleganza di sempre alcune delle più belle colonne sonore di molti film e la musica, le canzoni più popolari della tradizione napoletana, ma per voi alcune immagini. Thank you.
che c'hai, un incanto viene forse con te, freme l'aria per dove tu vai, spunta un fiore ove passa il tuo piede, freme l'aria per dove tu vai, spunta un fiore ove passa. Che c'hai nel tuo sguardo fatale? Cosa c'hai nel tuo magico dir? Thank you.
E dopo la sintesi di alcuni brani che abbiamo ascoltato, Valentina Monte ha raccolto per voi alcune interviste. Musica sotto le stelle alla sua prima edizione, ma cos'è che rende unico un evento come questo, oltre alla bellissima cornice di Villa Carolina? Allora, San Podito è quello che noi sappiamo, io ho una certa età, quindi, e poi era proprio mio nonno che insomma ha ideato tutti questi, di formare un gruppo di cantori, maggiormente della musica napoletana e la canzonetta. Quindi ho solo cercato di riportare in vita quello che già era stato in passato. E questa è la terza edizione, anche se le prime due avevano un altro nome, beh, infatti erano chiamate è stato chiamato Musica in Villa. E niente, ho voluto rievocare tutto il passato e la mia infanzia. Quindi a suggellare questa serata un mix di emozioni che solo la musica può dare. Sì, penso proprio di sì, perché queste stesse emozioni le hanno vissute già i miei avi, sia mio nonno che mia mamma, e anche il papà e il nonno della padrona di casa, Anna D'Amore, che insomma conoscevano la canzonetta napoletana e quella di San Podito. In qualità di presentatore ed organizzatore vogliamo fare un bilancio di questa prima edizione di Musica sotto le stelle. Ma credo che sia perfettamente riuscita. In pratica questa è la prima edizione della serata con un altro nome. E anche le due precedenti negli anni passati sono andate bene, quindi credo che quest'anno ci sia stato, se non altro, una continuazione di un evento, insomma, di un successo che si è confermato negli anni. Speriamo che ci sia una nuova edizione anche l'anno prossimo. No.
E da San Potito Sannitico è tutto, Valentina Monte e Mariangela Marotta per casertasera.it.